relazionare e quindi fare una relazione di sintesi di quelli che sono poi i lavori di oggi. Come vedete, oggi siamo in collegamento con tantissimi avvocati da tutta Italia e abbiamo voluto garantire per l'ennesima volta la gratuità della formazione, soprattutto, cioè non solo ai nostri soci, ma a tutti gli avvocati. E questo faremo per almeno un anno. Noi non prenderemo più quote se non simboliche per quanto riguarda Studio Cataldi, ma in presenza abbiamo preso un impegno con la classe. La riforma Cartabia sta cambiando radicalmente il nostro modo di essere avvocati. Quindi noi dobbiamo garantire a tutti gli avvocati una formazione continua e adeguata, di concerto con i consigli dell'ordine, perché noi vogliamo assolutamente essere un aiuto, una risorsa per i consigli dell'ordine, che ci sono sempre stati, per la verità, molto vicini, perché soprattutto la giovane avvocatura ha bisogno di essere in qualche modo messa nelle condizioni di operare. Vedete, la riforma Cartabia è una riforma che rappresenta una rivoluzione copernicana del nostro processo, forse la più grande rivoluzione dopo la riforma Vassalli, dove si va a cambiare proprio il modo di essere avvocati, il modo di gestire un processo, di organizzare uno studio legale, il modo di organizzare un tribunale. E io credo che oggi nessuno è docente, siamo tutti discenti, perché nessuno può avere la pretesa di insegnare qualcosa a qualcuno, perché la riforma Cartabia è entrata in vigore, il secondo blocco della riforma, soltanto il 1° marzo. E non abbiamo provvedimenti ancora, non sappiamo francamente se funziona, non funziona, che non abbiamo notizie dalle varie sezioni, perché l'AMI è una cosa importante come tutte le grandi associazioni, abbiamo una sorta di monitoraggio quotidiano di quello che succede nel Paese. Questa è la forza formidabile delle associazioni, che aiutano i consigli dell'ordine, ma che hanno il termometro di tutti i fori italiani. Bene, noi non abbiamo notizie positive o negative sulla riforma Cartabia, perché anche per i ricorsi depositati dal 1° marzo in poi non sono stati ancora emessi provvedimenti, non sappiamo nulla. Quindi oggi sarà più che una relazione, un insieme di relazioni frontali, sarà un confronto, perché anzi mi auguro che voi iscritti possiate prendere la parola, fare delle osservazioni, dare delle indicazioni, perché siamo tutti sullo stesso livello di conoscenza di questa legge. Ma la riforma Cartabia è la riforma che volevamo? È una riforma che migliorerà il sistema? È una riforma compatibile con le difficoltà oggettive del nostro sistema? Perché questi sono i punti di domanda. Indubbiamente noi avvocati siamo sempre stati promotori delle grandi rivoluzioni culturali del nostro Paese, soprattutto quelle del nostro diritto. Non dimenticate per esempio che l'AMI, mi rivolgo ai soci dell'AMI, nel 2009 organizzavano un congresso al Campidoglio in cui invitammo tutti i magistrati minorili più importanti, i magistrati ordinari, in cui parlavamo di un problema serio della nostra giustizia, che era la frammentazione delle competenze giurisdizionali. Cioè il fatto che ci fossero tre magistrati che si occupassero fondamentalmente della stessa materia: tribunale per i minorenni, giudice ordinario, giudice tutelare e anche giudice dell'esecuzione, quindi erano quattro. Il problema poi, si aggiungeva un altro problema, che era quella della mancanza di omogeneità delle prassi. Praticamente a Milano avevamo il rito ambrosiano, c'è ancora, che in effetti anticipa la riforma Cartabia, ma a Roma c'era un altro modo di separarsi, come a Napoli, a Palermo, a Cagliari, cioè ogni tribunale aveva e ancora ha i propri orientamenti. Che cosa succede? Che l'avvocatura chiede un incontro con il CSM e in due occasioni ho avuto la fortuna, perché di fortuna si tratta, di partecipare a dei corsi di formazione con il Consiglio Superiore della Magistratura, mi ricordo con Gianfranco Dosi, il compianto Gianfranco Dosi, Marina Marino, Milena Pini, e andammo lì insieme ai magistrati. E i presidenti dei tribunali più importanti riconobbero la difficoltà per gli avvocati di doversi rapportare ogni volta in trasferta con questo o con quel giudice, perché ogni giudice aveva un suo orientamento personale, che andava a comprimere e a ledere quella che è la certezza del diritto. Insomma, è come se noi in una partita di calcio, in uno stadio abbiamo un campo di calcio di 200 metri, in un altro di 150, l'area di rigore è più grande da una parte e più piccola dall'altra. Quindi, in tema di assegni di mantenimento, tempi di permanenza dei figli presso i genitori nell'ambito dell'affidamento dei figli, i protocolli sulle spese straordinarie, i protocolli sull'ascolto dei minori, ogni tribunale in una Repubblica sì. Il CSM quindi
mandò una circolare a tutti i presidenti dei tribunali per dire: guardate, qui dobbiamo uniformare le prassi. Purtroppo è stato un invito non raccolto. E tutto questo rimane ancora oggi, e tutto questo mi spaventa anche per la riforma Cartabia, perché già adesso comincio a vedere alcune circolari di questo di quel tribunale che cercano in qualche modo di modificare la legge. Io credo che da questo punto di vista gli avvocati devono essere molto attenti a farsi sentire con garbo ma con fermezza, perché credo che non sia più possibile pensare che si fa una legge e poi il tribunale se la costruisce come un vestito fatto su misura, soprattutto in una materia che è la carne viva delle persone, perché il diritto di famiglia è la materia più delicata, più complessa, più disperata, più pericolosa che c'è. Perché ho sempre detto e sostengo, perché le cronache giudiziarie ce lo dicono, che la famiglia purtroppo determina una serie di reati orrendi, forse è il luogo dove si consuma i reati peggiori anche a livello numerico. Quindi un avvocato matrimonialista innanzitutto deve essere preparato e specializzato, ma ha bisogno anche di sapere quali sono le regole del gioco, perché c'è l'incertezza anche sulle regole del gioco. Basti pensare ai protocolli sulle spese straordinarie, c'è da impazzire. Io che ho lo studio a Milano e che opero anche a Roma, vi posso dire che quando vado a separare uno a Milano prendo un protocollo, quando a Roma ne prendo un altro. Guardate, è una cosa molto difficile. Quando tu vai a comprimere il diritto di difesa, lo vai a mettere in difficoltà, metti in difficoltà il cittadino. Perché noi siamo la colonna della giustizia, siamo noi avvocati. E vi dico che ancora prima di entrare nel merito della legge Cartabia, io dico sempre una cosa: cerchiamo di evitare di entrare in tribunale, risolviamo noi le questioni quando è possibile, iniziamo a essere noi i primi mediatori, iniziamo a consensualizzare il maggior numero di procedure. Le migliori cause sono quelle che non si fanno, perché l'unico modo per poter salvare il cittadino dalla palude di un processo che non finisce mai è proprio quella della nostra autorevolezza, di convincere i clienti che molte volte un accordo può salvare non solo la tranquillità dei ragazzi che spesso vengono messi in un tritacarne che si chiama tribunale, ma soprattutto salvare anche la nostra salute, perché quando si gestisce una separazione giudiziale ti becchi poi un messaggio su WhatsApp a mezzanotte dal cliente, e credetemi, anche noi avvocati abbiamo diritto di andare avanti, ma soprattutto c'è un discorso anche di autorevolezza. Non svendiamoci mai per tirare a campare, non chiediamo parcelle esorbitanti, dobbiamo mantenere una dignità professionale, ma soprattutto essere capaci di convincere i clienti a consensualizzare. Perché non c'è riforma che tenga, che possa in qualche modo risolvere delle questioni drammatiche come una separazione che rappresenta un lutto da elaborare. Quindi possiamo fare molto noi avvocati, al di là delle riforme. Purtroppo ho letto ieri alcune statistiche: nel 45% dei casi ci sono ancora le giudiziali e nel 35% dei casi le separazioni consensuali ritornano in tribunale perché uno dei due non rispetta gli accordi. Per non parlare poi di tutto il filone del penale. Voi immaginate che a Milano esistono avvocati penalisti della, fanno solo penale della famiglia, ormai è diventata una branca a parte, perché ci sono talmente tanti reati in sede intrafamiliare, a volte anche false denunce, ma comunque tanti procedimenti che fanno sì che degli studi debbano organizzarsi in maniera completa. E poi anche l'avvocato matrimonialista, l'ho sempre detto, l'ho sempre sostenuto, deve essere un avvocato completo, perché al di là delle riforme, l'avvocato matrimonialista è anche fondamentalmente un penalista, perché molte delle vicende delle separazioni giudiziali, meno del 45% dei casi, sono accompagnate da procedure penali. Mi spiego: se un avvocato matrimonialista non conosce la differenza tra un reato perseguibile a querela rispetto a un reato perseguibile d'ufficio, succede il patatrac, perché poi quando vuoi andare a consensualizzare dopo la causa giudiziale, magari non sai che un reato per maltrattamento in famiglia non è più trattabile, rimediabile o remissibile la querela, perché purtroppo è un reato per cui si procede d'ufficio, o anche lo stalking quando si tratta di procedibilità d'ufficio dopo l'ammonimento del questore, diventa un problema enorme. Quindi la completezza dell'avvocato matrimonialista, e l'AMI è molto attenta a questo, perché noi ci occupiamo di societario, di trust. Molte volte ci sono separazioni collegate anche a livello internazionale, sottrazioni internazionali minori. Noi oggi avremo, per noi è un grande onore, Francesco Genovese, il presidente della prima sezione della Cassazione, cioè un magistrato
straordinario che non è molto incline a partecipare a convegni. Siamo riusciti a ottenere il suo, la sua presenza, perché è grazie a Michela Bruno che io... Grazie all'AMI, ma grazie a te, perché poi le cose bisogna dire. Grazie a te, noi abbiamo un magistrato di Cassazione che sta... che ha creato un livello di attenzione questo convegno, perché tutti i giornali ne stanno parlando, verrà fra poco Mediaset, la RAI, verranno tutte le televisioni, grazie a questi magistrati che hanno poi la voglia di confrontarsi con l'avvocatura. E quindi questo, avremo Anna Maria Fasano, avremo Valerio De Gioia, avremo tantissimi altri protagonisti del processo. La riforma Cartabia, quindi, in effetti, tornando a quello che è il tema, va a modificare il nostro modo di organizzare le cause già dal primo atto. Cioè, adesso noi non potremo fare il cosiddetto processo a rate. Oggi devi dire tutto e subito. Devi portare le prove immediatamente, un po' come il rito societario, un po' come il rito ambrosiano. Voi immaginate che a Milano c'è l'obbligo di dire tutto e subito, tuttavia io ho qualche perplessità. Se io devo dire tutto e subito, riduco la possibilità di consensualizzare la procedura, perché ti devo vomitare addosso tutto quello che so, tutto quello che voglio ottenere, e voi sapete benissimo che l'aspetto psicologico di queste vicende è decisivo. Molte volte noi avvocati, un po' all'italiana, siamo un po' manichei, abbiamo sempre fatto dei ricorsi abbastanza generici, poi ci riserviamo di... Questo proprio per tenere sempre la porta socchiusa a quello che è un eventuale accordo. Ma quando tu mi obblighi a dire tutto e subito, perché altrimenti decado, io sono costretto a tirare fuori tutto quello che ho. E tutto questo, secondo me, è stato un errore di valutazione. È vero che questo processo tende a ridurre i tempi delle procedure, ma io mi domando e dico, ma lo chiedo agli avvocati che più o meno hanno una certa esperienza, ma secondo voi possiamo pensare a una riduzione dei tempi quando mancano 4.000 magistrati nella pianta organica in Italia? Ma possiamo pensare a una riduzione dei tempi quando mancano 8.000 cancellieri? Voi pensate veramente che noi possiamo sostenere un carico così importante come quello delle separazioni e divorzi, il diritto di famiglia in generale, ma adesso anche le unioni civili, le coppie di fatto, con una carenza di magistrati così drammatica? Io credo che anche da questo punto di vista l'avvocatura debba farsi sentire, perché noi abbiamo dei problemi molto seri, abbiamo dei ruoli congelati, sappiamo benissimo che in alcune realtà, e non per colpa dei magistrati, ma per colpa della carenza dei magistrati, abbiamo avuto addirittura delle udienze presidenziali fissate dopo un anno, nonostante la segnalazione di fatti gravi in famiglia. Cioè, praticamente la vittima era costretta ad andare via di casa, perché non c'erano provvedimenti nel frattempo, esercitando il diritto di cui all'articolo 146, cioè tu presenti un ricorso, giusta causa, e te ne vai. Cioè, era quello che noi dovevamo dire a queste donne, perché non c'erano i presupposti per il penale, non c'erano neanche i presupposti per un ordine di protezione, c'era una grande conflittualità che non era comunque sfociata in fatti gravi, e quindi l'unica possibilità per la vittima, o comunque per una persona vessata dall'altro, era quella di andare via di casa. Per cui le vittime, in determinate realtà del paese, sono state costrette ad andare via. E tutto questo io credo che rischiamo di rivederlo se chi governa questo paese non capisce che dobbiamo incrementare appunto il numero dei magistrati. Questa è una riforma che tra l'altro parla di nuove famiglie, ed è molto importante anche nel codice. Io faccio un po' di pubblicità a Valerio De Gioia, alla Tribuna. Codice delle famiglie delle persone di minorenni, oggi non si può più parlare di famiglia, si parla di famiglie, e deve essere un qualcosa che ormai deve essere naturale per noi parlare in questi termini. Parliamo più che di diritto di famiglia, parliamo di diritto delle relazioni familiari. Quindi anche sulla nostra carta intestata, se no sì, diritto di famiglia ormai non esiste più, perché sono tante le famiglie, e noi sappiamo benissimo le problematiche delle famiglie, delle coppie di fatto, delle unioni civili, e questo è molto importante. Ora, abbiamo un aspetto molto importante, abbiamo un modello diverso, che è un modello monocratico rispetto al modello collegiale, e questo vale per tutti. Attenzione, noi siamo nella seconda fase della riforma Cartabia, esiste ancora il Tribunale per i minorenni, esiste ancora il giudice tutelare, esiste ancora il giudice ordinario,
Quindi l'articolo 38 non è stato ancora modificato. C'è solo una prassi unica per tutti, questo sì, ma esistono ancora i tre giudici. E voi dovete sapere che nessuno di noi si sognerebbe di dire che la giustizia minorile va cestinata, perché bisogna riconoscere la giustizia minorile comunque un importante apporto in questi anni. Tuttavia bisogna anche riconoscere che i giudici minorili non hanno accettato di buon grado questa riforma, almeno nei primi tempi, perché si sono sentiti un po' sul banco degli imputati. Ma non posso non dar ragione al Presidente Nesta quando dice che sulla questione della segretazione degli atti noi avvocati siamo stati messi un po' in un angolino davanti alla giustizia minorile, perché mentre davanti al giudice ordinario noi avevamo una vasta gamma di facoltà difensive, davanti al giudice minorile siamo sempre stati dei sopportati, sempre tenuti fuori dalla stanza del giudice. L'avvocato era un professionista del tutto eventuale, secondario, atti segretati. Per me la segretazione degli atti è qualcosa che va a cozzare con dei principi di carattere costituzionale, soprattutto l'articolo 24, il diritto di difesa. Quindi noi siamo stati costretti spesso e volentieri, ma Cristiana me lo può confermare perché lei è stata ed è una maestra del minorile, chissà quante volte abbiamo dovuto procedere al buio senza sapere per esempio che cosa avevano scritto i servizi sociali nei confronti dei nostri assistiti. E quindi cambia questa stagione, finalmente avremo un giusto processo, almeno sulla carta ci sarà un giusto processo. Non esiste più l'udienza presidenziale, questa è un'altra novità, e c'è la possibilità del giudice di emettere provvedimenti in audita altera parte. Ma per emettere provvedimenti in audita altera parte devi essere un super magistrato, perché se sei un magistrato che in un piccolo tribunale il giorno prima si è occupato di sfratti o di recupero crediti, o se in un determinato piccolo tribunale non esiste una sezione specializzata, io voglio capire con quali strumenti un magistrato va a emettere provvedimenti molte volte gravi che vanno a toccare degli equilibri delle famiglie senza un'adeguata specializzazione. Perché il problema non riguarda Roma o Milano o Torino, riguarda i piccoli tribunali che fanno quello che possono, ai quali va la nostra gratitudine. Ma ci sono tribunali, e Michela l'ha detto al Senato qualche giorno fa, in cui i giudici fanno tutto, addirittura non dico che vanno a comprare la carta per le fotocopiatrici, ma poco ci manca. C'è un tribunale con sei magistrati, con sette magistrati. Ma come fa a gestire il penale, il civile, il lavoro, la famiglia? Questo è il vero problema. E quindi mi auguro che la giustizia possa migliorare da questo punto di vista. Cioè, prima il Presidente parlava di sezioni distrettuali e circondariali, anche su questo dobbiamo stare molto attenti, che noi abbiamo bisogno invece di una giustizia di prossimità e che anche un piccolo tribunale possa essere autonomo senza dover arrivare al capoluogo per poter impugnare questo o quel provvedimento. E su questo l'AMI ha presentato una mozione all'ultimo congresso di Lecce che è passata, perché abbiamo detto, attenzione colleghi, i colleghi della provincia saranno penalizzati, perché in tema di impugnazioni dovranno andare, tu sei di Larino, Michela, andare a Campobasso, uno di Latina deve venire per forza a Roma. Io credo, esatto, e quindi credo che da questo punto di vista noi dobbiamo sperare in un correttivo, cioè dare la possibilità anche ai piccoli tribunali di avere l'autonomia, ma questo a favore del cittadino, il quale deve avere appunto il giudice di prossimità, anche in fase di impugnazione. Abbiamo finalmente l'intervento del pubblico ministero, che non è più colui il quale mette un timbro e un visto, ma interviene. Il pubblico ministero può intervenire, può presentare memorie, può fare indagini, deve essere presente fisicamente in udienza. Voi avete mai visto un pubblico ministero durante una separazione? Eppure era previsto. Se andate a guardare il codice, era previsto il suo intervento. Quindi il pubblico ministero assume un ruolo fondamentale, perché può contraddire gli avvocati, può impugnare un provvedimento, quindi diventa una sorta di garante del minore. Oggi noi il pubblico ministero lo vediamo nelle negoziazioni assistite, quando mette un visto, se accetta o non accetta le clausole. Finalmente con la riforma Cartabia vedremo se poi le procure sono attrezzate per mandare i pubblici ministeri tutte le mattine in udienza a partecipare a tutto, visto che poi i nostri pubblici ministeri devono lavorare anche per combattere dei fenomeni criminali piuttosto complessi, soprattutto in determinate realtà. L'ascolto del minore. Ecco, il giudice deve essere bravo ad ascoltare il minore. Ora non è chiaro se l'ascolto del minore debba sempre venire attraverso il giudice
o ci sarà una sorta di ascolto indiretto, come è sempre successo, questo non è chiaro. La legge testualmente parla di un giudice che deve essere in grado di ascoltare il minore, e anche qui si pone il problema di chi ascolta il minore e come. L'unica garanzia è che adesso ci sarà l'obbligo di videoregistrare l'ascolto del minore. Prima era una sorta di scelta di questo o di quel tribunale, di questo o di quel giudice. Poi c'è il curatore. Io adesso vi passo in rassegna le varie cose di cui poi si parlerà nello specifico con i relatori successivi. Curatore speciale del minore diventerà un vero e proprio avvocato del minore, sia per quanto riguarda la difesa processuale che sostanziale, quindi questo è già entrato, in effetti già da un anno esiste il curatore del minore con il primo troncone della legge Cartabia. Altra novità importante è che voi potete inserire nell'ambito dell'istanza di separazione anche quella di divorzio, a patto che ovviamente ci sia un passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e potete poi nell'ambito della stessa procedura chiedere la cessazione o lo scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio. Certo, questo ha fatto un po' sorgere il naso agli avvocati, lo capisco, questo lo capisco, però in effetti tenete presente che l'Italia è uno dei pochi paesi al mondo che ha ancora la separazione, perché noi Malta e la Polonia abbiamo la separazione, tutti gli altri hanno il divorzio, per cui è stato un compromesso. Per la verità più volte l'avvocatura specialistica, noi, l'AIAF, l'Osservatorio abbiamo sostenuto che la separazione fosse una fase del tutto inutile, considerando che nella stragrande maggioranza, si parla del 98% dei casi, chi si separa non torna più indietro, quindi è un momento abbastanza inutile. Però diciamo che il legislatore ha voluto mantenere in piedi la separazione, ma ci ha infilato anche il divorzio, perché alla fine credo che sia la cosa migliore. Il ricorso, come dicevo prima, deve contenere tutte le questioni di fatto e di diritto, tutti gli elementi di prova, quindi attenzione, cari colleghi, anche nel rapporto con i nostri clienti. Fatevi fare delle liberatorie, perché voi fate la lista dei documenti che mandate via mail, oppure vi fate firmare, sottoscrivere che hanno ricevuto, poi alla fine il cliente dirà: ma l'avvocato non mi ha detto che io devo depositare questo, che devo portare quell'altro. Quindi siamo molto attenti al rapporto con i clienti, perché fioccano poi esposti, denunce, patrocinio infedele, risparmiamenti danni, perché gli avvocati poi devono anche tutelarsi. Fate due fascicoli, uno per il cliente e uno contro il cliente, è chiaro? Ecco, e qui io ti ho detto questo, ho detto quell'altro, ecco. Io ti dico tutto, poi vediamo, perché insomma alla fine uno veramente la notte non ci dorme. Poi voi immaginate che certe volte mi sveglio la notte sudato, dico: oddio il termine, oddio l'impugnazione, cioè quegli incubi che mi porterò fino alla fine della mia carriera, che sono proprio il momento del tormento più pesante dell'avvocato. Quindi mi raccomando, quindi, a scrivere perfettamente quali sono i documenti. Io devo dire che le sante che mi sopportano allo studio, Marina, Narita, Gerarda, gli altri, sanno benissimo come ci stiamo organizzando in questo momento, e questo è molto importante, visto che purtroppo poi successivamente non sarà molto facile produrre altri documenti. È finito il 183 secondo comma, scordatevelo. Poi c'è il piano genitoriale. Io non ci ho capito niente. Vi confesso, non ho letto un sacco di questa, forse me lo spiegherà lei, non ci ho capito niente. Comunque ho degli appunti: riguarderà la scuola, percorso educativo, attività extrascolastiche, frequentazioni abituali, vacanze normalmente godute. Insomma, vabbè, su questo ci dobbiamo un po' impratichire, magari qualche giudice nel pomeriggio ci spiegherà, anche Anna Maria Fasano, in cosa consiste realmente e come va redatto. Attenzione, è obbligatorio. Quindi noi abbiamo usato dei prestampati, ma non lo so francamente se hanno valore. Credo che i giudici saranno clementi con gli avvocati, almeno all'inizio. Verona sta dichiarando inammissibile, ho capito. Quindi, come vedi, già un tribunale comincia. Poi l'istruttoria non è che non c'è, ci sarà, potrà esserci, ma c'è una novità. Un giudice potrebbe emettere sentenza subito. Se ritiene che la causa sia già matura per la decisione, all'udienza di comparizione manda gli atti per la sentenza. Quindi sarebbe molto importante che gli avvocati siano quanto mai precisi per ottenere un provvedimento di questo tipo. Poi cambiano le nostre tariffe, attenzione, dobbiamo studiare i nostri preventivi,
perché dobbiamo guardare anche gli aspetti pratici. Se prima avevi separazioni, divorzi, una serie di fasi processuali, soprattutto le memorie istruttorie, adesso non c'è più. Quindi cerchiamo di capire come essere corretti nella redazione dei preventivi, perché è molto importante, cambia tutto, cambiano le attività, si riducono da una parte, a volte invece possono essere anche di più. Non è detto che l'istruttoria non si tenga, anzi l'istruttoria è prevista, ma soltanto se lo dice, se lo verifica il giudice, quindi diventa l'istruttoria quasi eventuale, quasi a scelta del giudice. Prima il 183 non lo potevi togliere, oggi non si sa. Poi sulla domanda congiunta, adesso c'è la possibilità anche per le coppie di fatto di poter procedere alla negoziazione assistita, prima c'era questo problema e io credo che sulla negoziazione assistita dovremmo un po' tornare a discutere, perché abbiamo scoperto che non è molto adottata dagli avvocati, perché si continua a presentare ricorso per la separazione consensuale o il divorzio congiunto, almeno prima della riforma Cartabia, sempre usando il sistema del tribunale, della giurisdizione. La negoziazione assistita può risolvere molti problemi sia ai tribunali che agli avvocati, quindi io credo che su questo dovremmo tornare a parlare in qualche altro convegno. Sul processo minorile rimane tutto inalterato, però i giudici minorili dovranno adottare la prassi unica per tutti gli altri giudizi. Questo in sintesi, molto in sintesi, è quello che ci aspetta, quello di cui parleremo durante questa giornata. Ovviamente io mi auguro che voi possiate prendere la parola, anzi ve lo chiedo, in modo tale che tutti possiate portare un contributo di idee rispetto a questa riforma che indubbiamente per noi rappresenta uno scoglio molto importante. Vi ringrazio.